ragazze, guardate qua che meravigliosa colazione, top. Ovvero ho preparato queste tre crepe, che sono dei pancake, però una consistenza un po' più croccante, proprio come le crepe. Casomai, se volete, vi posso fare il video, molto molto semplice. E sopra ci ho messo cioccolato fondente che si è sciolto perché le crepe erano ancora calde, e anche un po' di burro d'arachidi, quindi mi è venuta tipo una cremina buonissima. Adesso vado a mangiare, ci metto anche un po' di marmellata, così per diventare ancora più porcelloso. Buon appetito! Guardate che meraviglia! Super crepe! Yummy! Ragazzi, altro che panino, quando io sto da sola mi faccio di certi pranzetti, però questi qua, devo dire la verità, i fagioli me l'aveva preparati Paquito, erano dei fagioli freschi che mi ha dato e una parte li ho anche congelati in porzioni, quindi me li troverò per le prossime volte, sono felicissima quando succede. Sta andando il vapore nella videocamera. Comunque, con questa bella tovaglietta shabby, tutto shabby, mangerò questo sanissimo piatto di pasta e fagioli con la pasta hammiscata, come si dice qua a Napoli, ovvero pasta integrale di vari formati avanzati da ogni scatola, e quindi con i fagioli, un piatto super proteico, vegetale e buonissimo. Sono buonissimi, io adoro la pasta con i legumi, che siano fagioli, lenticchie, ceci, veramente veramente le adoro. Raga, adoro, che carino! Questo è uno spuntino troppo bello, con pane tostato e l'uovo, che adesso lo mangio subito perché è bello caldo. Yummy! A parte, poi mangerò anche un po' di prosciutto. Ragazze, stasera ho preparato qualcosa di veramente ricco. Due piatti, smegli che vanno, quindi quattro praticamente. Allora, cosa c'è in questo piatto? Riso, salmone, avocado, che è una delle mie combinazioni migliori, con vari semini di sesamo, di papavero sopra. Questo è semplicemente riso basmati scaldato, si può mangiare assieme o da solo, con limone. Qua ci sono delle carote condite con olio, aceto e timo, molto buone. E poi qua c'è un po' di formaggio quark, che è servito per fare questa specie di risotto, perché avevamo tanto riso, tanti carbs oggi, quindi abbiamo fatto anche un altro po' di riso fatto con i carciofi e questo formaggio cremoso, molto semplicemente. E poi qua c'è, praticamente si è distrutto, era del filetto di persico impanato in padella, però si è distrutto, però è buono lo stesso, vero amore? Yes. Mettiamo il limone sopra, qua c'è anche Pupi che aspetta piccolina, e qua c'è anche il piatto del mio amore, vedete? Perché questo è anche più bello, è bellissimo amore questo piatto, vogliamo fare a cambio, no, lui non me lo dà, comunque è molto bello, bello. Ah, vabbè, comunque buon appetito, c'è anche Pupi, buon appetito a tutti.